tutti e bentornati sul mio canale. Mi vedete con lo stesso look dell'epopea divisa in tre puntate delle novità del periodo, perché devo assolutamente farvi vedere questo haul oggi, video haul, che altro beauty. Non era previsto, ma mi è arrivato il pacco e ho detto no, vabbè, questo lo spacchettiamo insieme. Ho soltanto aperto la scatola, ma ancora non ho visto neanche cosa c'è dentro. Ovviamente so cosa ho comprato, ma la cosa interessante era che se acquistavate per un importo, mi sembra, di 190 euro, ricevevate una super box in regalo con del mini size da perdere la testa, quindi non potevo non fare l'ordine. Eccola, aspetta, ragazzi, ma quanto è bella! Certo, potevano metterci due mani, così uno poteva usarla, però è una sacca super bella che dopo andremo a vedere cosa c'è dentro, perché prima vediamo rapidamente cosa ho acquistato. Considerate che io ho acquistato solo due prodotti. Da sogno. Allora, il primo lo volevo acquistare già da Black Friday, pensate, però poi alla fin fine non potevo acquistare tutto, e quindi alla fine questa non l'ho acquistata, ed è lei, Natasha Denona Safari Palette, la bellezza di questa palette. Questo è il pack. Sapete che io amo le palette di Natasha Denona. Attualmente io sono ossessionata da due marchi, anzi tre in realtà, Natasha Denona e Pat McGrath e Charlotte Tilbury, però principalmente per le palette Natasha Denona e Pat McGrath. Cioè, guardate quanto è bella, è una palette tutta dai toni, tutta matte. Quindi, ora la sbocciamo insieme, è bellissima. Tra l'altro è una palette di cui non ho sentito molto parlare sul canale, però in compenso l'ho vista usare da makeup artist di un certo livello. Bella. Cioè, io la sfaccio e piango nel frattempo. Nel frattempo mi pulisco e vi faccio vedere. Cioè, belle, sono tutti matte, tutti bellissimi. Ok, queste sono le prime due file, adesso vi faccio la terza. Bellissima e super versatile, mi piace tantissimo. Ok, e quindi questa era una palette che io sapevo che prima o poi avrei acquistato. La seconda palette invece è una palette che ero molto indecisa se prendere o meno, però avendo questa promozione ho detto no, allora la prendo, ed è la Love Palette, sempre di Natasha Denona, con due infissa. Ed è la palette uscita per edizione natalizia di San Valentino. Il pack è questo. Ha anche questa mini, i cosini dietro per poter togliere le cialde. E la palette è questa. Cioè, ragazzi, quanto è bella! Adesso vi sbaccio anche queste al volo. È bellissimo. E tra l'altro mi serviva una bella palette così si trovi del viola, quindi del viola rosato, quindi ci sta. E questo ovviamente è tutti, un po' tutti finish. Ci sono anche dei duocoram pazzeschi. Oh, quanto è bella! Oh, ragazzi, quanto è bella! Voi non potete capire perché ovviamente non siete un cavolo in telecamera. In videocamera. No, ragazzi, da paura. Io più swatch, più dico, oh mio Dio. Manca ancora l'ultima fila, eh. Sì, decisamente ho fatto molto bene a prenderla. Sarei stata una stupida se non l'avessi presa. Ho trovato questa edizione limitata. La bellezza. Bellissima, bellissima, bellissima. Non vedo l'ora di crearci qualche look. Ma ora vediamo al motivo principale per cui ho fatto quest'ordine, ovvero la makeup box in regalo di Beauty. Tra l'altro c'era in regalo anche la spedizione ultra veloce, quindi questo ordine mi è arrivato in due giorni. Pochettona bellissima.
E andiamo a pescare random e vediamo cosa contiene all'interno. Aspettate che. Ok, faccio un po' di spazio dove mettere questi prodotti. Il primo prodotto che vedo è della Summer Fridays Mask R+R. Non conosco il marchio, non so cosa sia. Ho scritto che è cruelty free. 12 mesi di PAO. Vediamo un po'. Non so perché, ma dal pack mi fa pensare un po' a per i capelli. Che dice? No, applicare sulla pelle bagnata, quindi, sulla pelle asciutta, quindi no. Quindi è una maschera per il viso, tra l'altro un bel formato, penso full size. Molto interessante da provare. Poi, della... Che marca è questa? The One in Canalys, non conosco, retinol, è un siero viso a retinolo, credo che anche questa sia una full size. Io pensavo fosse ottimini, wow. Sono 30 ml. Eccolo qua. Molto molto interessante. Anche questo marchio non lo conosco. Poi, It's Style, la Confidence in a Cream, è una crema anti-aging, questa è da 7 ml, quindi questa è una mini size, presumo. Vediamo un po'. Non ho mai provato niente di style, ma è un marchio che mi ha sempre attirato molto. Questo è il pack da provare. Poi, della Drunk Elephant, anche questo marchio ero curiosissima di provare. La F. Balm Electrolyte Water Facial Mask Idratante, quindi una maschera idratante con elettroliti, vitamina F, ed è un formato da 15 ml. Ecco qua, tra l'altro con l'erogaziotore così, molto 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 carina. Poi, questo, che cosa sei? Della Nature Lab Perfect Shine Clarifying Scalp Scrub, quindi uno scrub da 44 grammi. C'è ancora tantissima roba. Oh, cosa ho visto? Pennelli Zoeva, pennello Lux Fan 129. Aspettate, che ho libero. È un fan brush. Tra l'altro nelle setole che loro spacciano per naturali. Vabbè. Utilissimo. Poi, cos'è questo cosino piccolino? Questo della, credo che la marca, no, la marca è Discipline, è del Dreamy Skin, non ho idea di cosa sia. Ultimate Skin Regeneration Retinol Reduced, credo sia un siero. Un siero retinolo, mi informerò, poi vi farò sapere. Poi, della Dr. Dennis Gross, la Stress Repair Face Cream, eccola qua. La maggior parte sono marchi che ho già sentito, ma di cui non ho provato niente. Comunque, finora nessun prodotto che abbia già, quindi sono molto felice. E questa è da 7 ml. Poi, cos'è? Della Iconic London, la Lip Plumping Gloss. Wow, nel colore, questa è una full size tra l'altro. Il colore non lo so, ma adesso lo apriamo e vediamo. Riesco ancora a capire dove sia scritto il nome. Non lo so, forse c'è solo in questo colore. Boh. Guarda che bello, questo devo swatcharlo. È troppo bello questo gloss. Di un profumo mentolato. Mi dovrebbe fare anche un effetto plumping, se è così, non lo so. È bellissimo. Poi, questo cos'è? Della By The Rim Mascara Terribly Mascara Serum. Eccolo qua. Questo non lo sapevo, non lo apro perché, come sapete, sui mascara sono abbastanza talebana, ma non ho capito se questo qua è proprio un mascara o
Oh, se invece è tipo primer per ciglia, però volume, lungatura, no, penso che... Lascia intensi serum. Boh, non lo so se cioè, funziona proprio come mascara oppure se invece non ha colore. Non lo so, vedremo, mi informerò. Poi, della... Che marchio è questo? Della Benefit, la Pore Me Imagine Cleanser, quindi... Un cleanser e questa è da 15 ml. Poi della Kate Somerville Esfoliate Cleanser, quindi un altro deterggente viso, e questo è da 30 ml. Questa penso sia una maschera al tatto. Sì, della 111 Skin, la Bucellulose Facial Treatment. Mi sto accecando. Poi, della... Oh, questa sono curiosissima di provarla. Della Glow Recipe, la Watermelon Glow Sleeping Mask. E questa è da... Da. 10 ml, ed è proprio quel tipo di maschera che piace a me in gel. Poi, ah, ci sono ancora delle cose. Questo che cos'è? Ah, questo è di Charlotte Tilbury ed è un Hot Lips, un mini del duo. Guardate che carina. Spero non sia un colore che io già ho. Glow in Gen. Allora, stoppo un attimo il video e vedo se ce l'ho, riprendo. Eccomi, molto molto felice perché non ho questo colore, quindi lo vediamo insieme. Oh, tra l'altro è un colore bellissimo. Ve lo ripeto, si chiama Glow in Jev. Bello. Questa box di Cult Beauty penso sia la box più bella che abbia mai visto. Sento che ci sono ancora cose, quindi sono molto felice. Poi abbiamo della Milk, la Vegan Milk Moisturizer, Latte Hydratant Vis Vegan. E questa è mini, e di... Non c'è neanche scritto di quanti ml. Molto carina, però. Poi, tutto questo stanno finendo. Della Barbara Sturm, la Hyaluronic Serum. Questo è un marchio molto famoso, sono molto curiosa di provarlo. Come tutto. Oh no, no, sento che ci sono solo due prodotti dentro. No, sta finendo. Della Hem Hardy, la Protect and Prime SPF 30, questa già ce l'ho, la conosco già, è un ottimo prodotto. E infine l'ultimo prodotto, è l'ultimo, vero? Sì, purtroppo anche le cose belle finiscono. È della Gold Fan MD e della Solution Wake Up Call. Cos'è? Overnight Regenerative Facial Treatment, quindi una crema notte, cioè una maschera notte. E chissà, ma la maschera non lo dice, lo sto dicendo io. Overnight, quindi sarebbe una crema notte forse. Sì, moisturizer, una crema notte. E questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo super mega regalo e un bacione alla prossima.